Nel corso dei 2 anni, perché ormai sono trascorsi 2 anni dalla chiusura del plesso Manzoni, ho mandato diverse volte tante note al comune, ma diciamo che concrete risposte io non ne ho avute. L'ultima nota che ho inviato in ordine di tempo è datata 15 maggio 2019, dove chiedevo o un incontro con la sindaca e gli assessori preposti e l'ufficio tecnico con la mia presenza, ma il consiglio d'istituto, qui dove c'è la rappresentanza dei genitori, gli insegnanti, oppure una nota scritta per avere delle risposte certe, perché è chiaro che l'anno scolastico ormai volge al termine e quindi il timore dei genitori è che anche il 1° settembre il plesso Manzoni sarà ancora chiuso. E a dire il vero, non ci sono le condizioni in questo momento, io non sono nelle condizioni di dare delle certezze. Queste devono venire dall'amministrazione. È chiaro che tanti disagi si sono creati in questi 2 anni. Doveva essere una sistemazione temporanea i locali dell'ex Balcone del Povero, invece sono trascorsi 2 anni e i problemi ci sono stati, non sono stati semplici. La struttura del Plesso Manzoni è una struttura che nasce come edificio scolastico, già una parte è stata sistemata, quindi perché non completare quest'opera? È all'interno di un quartiere molto importante. Abbiamo queste 8 aule dislocate all'ex Boccone del Povero. È importante garantire ai nostri bambini, alla nostra utenza, un ambiente confortevole e sereno, dare serenità alle famiglie. Tanti ragazzini raggiungevano la scuola a piedi. Nei locali del plesso dove ci troviamo adesso, l'ex Boccone del Povero, questo non lo possono fare. Considerate che abbiamo altri alunni al plesso Domenico Savio della scuola media e quindi ai genitori veramente devo dire grazie perché sono stati tanto pazienti e ci hanno dato fiducia facendo tanti sacrifici, accompagnando i figli da una parte e l'altra. Quando abbiamo un istituto invece che può accogliere le 8 aule dove ci sono anche dei laboratori, che in questo momento è da 2 anni che i ragazzini non hanno laboratori e ne hanno diritto come tutti gli altri. Quindi quello che chiedo alla sindaca è di dare veramente delle risposte, perché nel momento in cui i genitori arrivano da me, io non so più cosa dire. Le note sono state inviate, sappiamo qualche cosa così in maniera vaga, ma di concreto ad oggi non c'è nulla. Siamo alla fine dell'anno scolastico, quindi chiediamo qual è l'intenzione dell'amministrazione comunale. Il plesso Manzoni deve restare chiuso, deve fare la fine del plesso Antonio Mentola, o ci sono le condizioni per riaprirlo il 1° settembre, quindi iniziare serenamente l'anno scolastico. Il piano terra è stato ultimato, i lavori sono stati ultimati, il piano superiore no. Noi abbiamo sei classi di scuola primaria e 2 sezioni di scuola dell'infanzia, quindi abbiamo necessità di avere i 2 piani funzionanti perché non avrebbe senso, sia per motivi di igiene, di sicurezza e tutto quello che volete.